Bentornati. Piazza Politica anche quest'oggi per trattare argomenti di pubblica utilità. Ritorneremo oggi a parlare di sport, di cultura, grazie anche alla possibilità che ci dà Giovanni Saponaro, ex assessore alla cultura e allo sport della passata amministrazione a conduzione stacca. Ma ho la necessità, come consuetudine, prima di ricordare il numero telefonico utile di Teleappola, la nostra redazione giornalistica 080 222 0504. Ribadisco 080 222 0504, il numero telefonico della nostra redazione giornalistica. Per qualsiasi denuncia o segnalazione siamo a vostra completa disposizione, sempre, comunque, ovunque, a difendere e a tutelare i vostri diritti. Ecco Giovanni, permettimi solo una piccola introduzione visiva. Ho la necessità, perché l'ho promesso a un nostro concittadino, mi ha fermato ieri per strada e mi ha detto: Alessio, voglio vedere se tu hai il coraggio di esporre questo cartellone, mini cartellone, a tutti i telespettatori. Lo giro e lo faccio leggere anche a voi. Altamura è così forte che merita anche le prossime Olimpiadi, dopo la rinuncia di Roma e dopo la candidatura a capitale italiana della cultura. Ce la potremmo fare, Giovanni? Tu che sei un esperto, un profondo conoscitore delle tematiche culturali e sportive della nostra città. Allora, abbiamo tutti i requisiti? I numeri giusti? Un caro saluto a tutti i telespettatori e un ringraziamento alla redazione e a te, Alessio, per l'invito. Stando a quello che pensa o che frulla nella testa del sindaco, perché no? Tanto alla fine credo che lui ha un concetto, un'idea sbagliata di tutti noi altamurani. Pensa che pendiamo dalle sue labbra, quindi ci dobbiamo bere tutte le sue fesserie, e secondo me ci ha anche pensato lui. Eh sì, perché abbiamo tutte le strutture utili, tutti i contenitori adatti per poter ospitare una così vasta scelta di discipline sportive. Giustamente. Dal salto della quaglia al salto in lungo, molto lungo. Anche i salti in lungo. Le potenzialità sono molto forti. Esatto. Credo che sì, i salti della quaglia, molto. Lui poi è bravissimo. Lui riesce a saltare da un fronte all'altro, da destra a sinistra, con una semplicità unica. E poi sì, abbiamo i salti dei lunghi, molto lunghi. E anche poi anche sui brevi, sì. Altro che il passo corto, sì, molto corto, sì. abbiamo varie discipline dove credo che il nostro consiglio comunale, la nostra macchina amministrativa, la famosa banda amministrativa, credo che si possa far valere. Ecco Giovanni, ma su cosa si basa secondo te questa potenzialità per Altamura capitale italiana della cultura? Tu, da ex assessore alla cultura, sei in grado, secondo me, di poterlo dire. Io l'ultima volta che sono stato qui avevo denunciato la mancanza della visione del dossier. L'ho letto e credo che sono state sparate delle fesserie inaudite. Non so se il sindaco abbia prima preso visione di questo. Credo che abbiano dei problemi proprio nel comprendere anche quali sono le restrizioni normative a proposito di incarichi, perché forse loro pensano di mettere una parte importante per gli incarichi da distribuire a chi loro hanno individuato, ma non sanno che forse non funziona così. Cioè, ci sono delle leggi che non sono proprio in linea, oltre a parlare poi di contenitori che non sono attualmente fruibili, e loro li spacciano già per belli e funzionanti. Il laboratorio Portalba loro lo spacciano come esempio. Sappiamo bene quali sono le difficoltà. Una fregatura pesantissima. Sappiamo bene quali sono le difficoltà. Il ricovero dei cappuccini, per loro con un piccolo intervento diventa agibile e funzionante. L'info point di via Treviso. Lì forse con una gestione, con un piano di gestione potrebbe già essere bello. Ma già occorre manutenzione per tenerlo efficiente. Il problema è che non si è capito una cosa. Mentre Matera concorreva per il 2018 ed era quello per il 2019. 2019, scusami, sì. Era quello un percorso che arrivava al 2019. Altamura nel 2018
è un percorso già da, cioè il 2018 non è il punto di partenza, è il punto di arrivo. Sì. Quindi in un anno, non è, è quello che dicevo io nella, nel mio precedente intervento di mesi fa, se si aveva, se ha avuta questa brillante idea, perché l'idea è brillante, prepariamoci, quindi lavoriamo 2 anni sì. tutti insieme, solo per quello. Annunciamo che fra sì. 2 anni noi ci vogliamo candidare come capitale italiana della cultura e quindi in questo percorso di 2 anni prepariamo la città, prepariamo la cultura locale, acceleriamo perché abbiamo bisogno di accelerare, mettiamo a regime i vari contenitori culturali e ci candidiamo per il 2020, calcolando che il punto, diciamo, il margine temporale è molto scarso, è molto limitato, quindi... Ma noi partiamo da zero, però Giovanni, a proposito di che... arrivo, ecco, questo è quello che accade puntualmente nella nostra città i giorni festivi. Siamo di domenica alle 15.30 e un gruppo di turisti, ecco, vedete qui, arrivano qui, questa è via 20 settembre e vanno verso Corso Federico II di Svevia nei pressi del GAL, scendono Corso Federico II di Svevia e poi arrivano nei pressi della cattedrale, trovano ovviamente la cattedrale chiusa, non trovano attività commerciali aperte, non trovano nessuno sportello a disposizione per dare ovviamente consigli utili. Così dobbiamo accogliere, servire e gestire i turisti che magari passano casualmente grazie a Matera? E io a quello a cui facevo riferimento è proprio questo, preparare la città a quello che potrà essere... Matera era già pronta sì. fondamentalmente. Ha lavorato anni. Matera ha lavorato sì. anni. E per... ha fatto un lavoro di squadra. Certo, noi pronti, dicevo, non siamo... Le sì. caratteristiche Altamura ce le ha, non le discutiamo quelle... Il problema è, siamo pronti? Io ho sempre detto che l'idea è stata brillante, anche se qualcuno, soprattutto i consulenti, quelli di basso spessore, anche di bassa altezza, hanno difficoltà di comprendere il mio discorso. Ribadisco, cerco di essere il più chiaro sì. possibile, l'idea è stata brillante, brillantissima. Altamura ha tutte le carte in regola. I tempi non sono maturi, non sono maturi per colpa dell'amministrazione stacca certamente, ma per colpa soprattutto anche, soprattutto, sì. no anche, soprattutto di quella di Forte, perché l'idea andava proposta, c'è stata questa intuizione, ma andava preparata la città. Dobbiamo prima oggi, io mi auguro, a recuperare il nostro patrimonio esatto. storico, archeologico, culturale e religioso. Oggi io mi auguro... Non siamo dotati di servizi, non abbiamo bagni pubblici, un luogo per ricevere, accogliere... Però le spariamo grosse. Ma le non è che serve grosse. Tutto ciò per distogliere l'attenzione che... da qualche altro problema, magari più importante come quello della gara sui rifiuti? Quello senza ombra di dubbio può essere una, quello senza ombra di dubbio può essere anche una strategia che il nostro sindaco ha messo in, in campo, però non voglio pensare così in maniera così malefica del nostro sindaco. No, però, ecco. Però credo che evidente che probabilmente non ha capito il caro Forte che non è più in campagna elettorale, non deve più prendere in giro o raggirare i nostri concittadini, ma deve amministrare e per amministrare deve capire quali sono obiettivamente o oggettivamente i problemi di una città, quindi una candidatura in questi tempi assolutamente a mio avviso non era matura. Io mi auguro, perché poi non vorrei sì. che il sindaco Forte fosse responsabile di questo, che questa candidatura fatta nel 2016 possa pregiudicare sì. future candidature, sì, sì. perché poi naturalmente sì. non è che ci possiamo appunto, candidare ogni volta, anno. Sì, appunto. È ovvio. Ecco Giovanni, dicevo, poi per attivare una procedura così importante si presuppone una compattezza totale da parte di tutte le parti, chiedo scusa il gioco di parole, politiche, sia della maggioranza che dell'opposizione, certo. di tutti i partiti, di tutte le associazioni, come è accaduto a Matera. Ma mi sa tanto che il sindaco ha problemi seri anche nella stessa maggioranza. Qui si rischia già nel prossimo consiglio comunale di vedere minoranza. Torniamo al capitolo della cultura.
mi risulta che neanche l'assessore Mascolo, assessore alla cultura, sì, sapesse che si stava preparando un dossier per la candidatura. Gli fecero una sorpresa. E hanno fatto una sorpresa. Sì. Io non comprendo come avrei fatto, non so che cosa avrei fatto al sindaco Forte. Cioè, un assessore che in pratica è stato commissariato dal sindaco, io sì, alla delega alla cultura, e provvede lui a fare qualcosa in ambito culturale. Per quanto sia il sindaco, almeno credo che l'informativa all'ufficio cultura, all'assessore alla cultura andava data. E comunque il coinvolgimento, perché anche lì sono stati poi presi manifestazioni private, fatte diventare pubbliche, acquisite senza coinvolgere le associazioni interessate. È stato fatto un minestrone di quello, spaventoso, anche poi nel coinvolgimento di chi ha lavorato sono state prese le persone a lui simpatiche. Quindi non è stato fatto dov'è la trasparenza proclamata in campagna elettorale? Tutto è forte tranne che trasparente. Ecco, i servizi, parliamo un po' dei servizi. Non abbiamo nulla in questa città, i bagni pubblici lasciano molto a desiderare, uno schifo, vere latrine a cielo aperto, e non è questo il modo di accogliere i turisti. Io non mi voglio dilungare nel leggere alcuni commenti. Ieri un turista mi ha chiesto, scriveva proprio l'altro ieri Paolo Ventura, ieri un turista mi ha chiesto, sconvolto, se quello in via Matera di fronte alla fontana fosse veramente un bagno pubblico, viste le scarsissime condizioni igieniche e lo stato dei luoghi. Ebbene, gli ho risposto di sì, vergognandomi parecchio. Oltre che città della cultura, io direi città dell'urinocultura. Pesante, una dichiarazione, un commento. Ora non so qual è lo stato attuale dei bagni pubblici, però credo che la cooperativa che sono tutti in profondo degrado, quello dietro la Consolazione, quello di Santa Teresa, quello di Santa Teresa, io lo ritengo un luogo che è una vera offesa, Giovanni, una vera offesa alla dignità della città. Guarda lo stato di degrado, lo faccio vedere pubblicamente. Questa è Piazza Santa Teresa alle 11 del mattino. Mi chiedo, e qua tutti i cittadini si possono interessare. Questo è un problema di civiltà sicuramente da parte dei cittadini. Ma dei controlli assenti, ovviamente. No, questa dovrebbe essere una zona, perché esterna ai bagni, che poi la ditta di spazzamento dovrebbe pulire. Abbiamo una testimonianza fotografica. Sì. Caro sindaco, riusciamo a fare una segnalazione alla ditta? Sì. La ditta Tradeco, sì, su un mancato servizio, come credo vedo questa tante altre invece foto. È una fontana, un luogo pubblico dove dovrebbero avvicinarsi i turisti e bere. Perché Gravina? Qui siamo alle spalle del Campo Cagnazzi, guarda lo stato di profondo degrado. Però Alessio, perdonami, ora non voglio, bisogna dare essere anche obiettivi. Queste sono foto che potrebbero essere anche andare a fotografare un momento. Sì, ma questo, sono momenti che accadono primis, piuttosto spesso, anche questo, Giovanni. Qui siamo in Piazza Duomo alle 16:30 di un mercoledì pomeriggio, guarda un po'. Però sicuramente ci sarà stata qualche manifestazione. No, perché nessuna non credo manifestazione. E allora c'è un questa problema. Questa foto l'ha fatta Maria Laforte, la collega, durante allora un c'è servizio un problema sull'attività culturale, di reportage dei beni religiosi. Allora c'è un problema appunto, evidentemente di controllo, e credo che l'amministrazione Forte debba provvedere a fare le segnalazioni. Io perché insisto su questo, in questo Giovanni, ultimo periodo vediamo ritengo una città molto sì, più sporca. Sì, sì, io ritengo, perché mi permetto di insistere su questi argomenti, perché la qualità della vita deve essere fondamentale per ambire magari anche a capitale italiana della cultura, altrimenti mi sembra tutta una presa per i fondelli. Adesso però non dobbiamo commettere l'errore giustificare i nostri cittadini concittadini che sono i principali artefici di questi scempi. Sì, certo, certo. Sicuramente il problema è alla base. Vengono beccati e penalizzati, multati, giusto? Ecco perché io ti dico, educati, è un problema culturale, di preparazione culturale. Avevamo bisogno di questo periodo per dire, noi ci dobbiamo candidare, o cresciamo tutti culturalmente e capiamo che da qui
può esserci una svolta in un settore, quello turistico, che può dare risorse e ma può dare soprattutto nuovi posti di lavoro, oppure non lamentiamoci poi di quello che comunque andremo a vivere. Qui invece le decisioni vengono dall'alto, i tempi sono brevi, sono ridotti. Caro sindaco, io mi auguro con tutto il cuore che possa essere smentito, però ho le mie grandi perplessità. Ecco Giovanni, ritorniamo al cartellone. Ah no, dobbiamo necessariamente fermarci per qualche minuto, il tempo di mandare in onda gli spot pubblicitari. A tra poco.